C'è chi in mezzo secolo ne ha viste di cotte e di crude nella via Garibaldi, una via Garibaldi che 50 anni fa ovviamente era totalmente diversa. Quando passava il tram. Quando passava il tram, era meglio? Stavamo meglio quando stavamo peggio. Piero Simonetti, lei ha un negozio di scarpe per donne e anche di accessori femminili da mezzo secolo qua in via Garibaldi. Qual è l'aria che tira? È l'aria che tira che noi, centro storico, non abbiamo più traffico. Un cliente viene a comprare e non trova la macchina, non trova il posto per mettere le macchine, dove la mette? Quindi allora la gente gira. Se avessimo questa facoltà, come hanno i grossi centri, questa facoltà di poter lasciare la macchina e fare l'acquisto, noi non siamo meno dei grossi centri commerciali, perché siamo alla grande, migliore anche di loro. Loro hanno preso l'alimentazione. A proposito però di grosse realtà, continuano ad aprirne, soprattutto nell'area di Sesto, ma non solo. Continuano ad aprirle, ma non è che ci danneggiano loro, perché noi a livelli di qualità, di merce e di prezzi siamo migliori di loro. Solo che noi non abbiamo quel beneficio, quella cosa che una macchina viene, scende e viene a prendere le scarpe o le abbigliamento o qualsiasi articolo. Quello è il nostro svantaggio. Noi non chiediamo niente a nessuno, chiediamo solo queste cose qui. Lei, a differenza di qualche suo collega, per caso ha anche una promozione, diciamo, vendite online? Comunque non c'ho vendite online. Facebook, Instagram, no. Ma ho una mezza intenzione di fare anche come gli altri, ma lo stanno facendo tutti. Migliaia di persone che mi hanno a fare anche come fanno gli altri. Quindi che fare? Alla giornata, che fare? Punto interrogativo. Alla giornata? Sto vivendo alla giornata, punto interrogativo. Non si sa cosa fare domani, perché andiamo sempre peggio. Lei qui con quante persone lavora? Io sono. Anni fa aveva del personale? 3-4 personale, ho avuto 3-4 persone a lavorare. E poi una volta che ho visto di centro non c'è più giro, non c'è più movimento, cosa faccio io? Non posso pagarla e l'ho tutto licenziato, data la liquidazione e licenziato. Voi nella via dello Shopping Storic di Cagliari arrancate, non potete più neanche fare assunzioni, invece le grosse realtà dicono anche decine di posti. Ma le grosse realtà sono grandi furboni, perché? Perché sa cosa fanno? Ti assumono 100 persone, di cui a ore 4 ore di mattina e 4 ore di sera, quindi risultano 100 persone. Invece in effetti sono 50, perché se fai 8 ore al giorno sono automaticamente 8 ore o 50 persone e hanno la nomina che loro occupano. Sì, occupano 18 o 16 mesi e poi ricambiano. Noi questo non l'abbiamo mai fatto. In un'ultimissima battuta, c'è anche una concorrenza da parte per esempio dei cinesi, qualche suo collega l'ha detto. I cinesi non fanno testa, perché in effetti vendono fesserie, vendono roba che la gente la porta 4 giorni al piede, a me non mi fanno né freddo né caldo i cinesi, che mi aprono anche 100.000 cinesi. Lei come aprono così chiudono. Lei resisterà ancora? Io resisto fin quando posso, poi fin quando non posso più chiudo tutto, come ho una mezza intenzione, chiudo tutto e arrivederci. E dove va? Dove vado? Faccio più niente, ho 73 anni, cosa faccio? Aspetto le 800 euro di pensione che mi hanno concesso.